buona partita e buon divertimento. E buon pomeriggio, entriamo in diretta dal Palazzoli di Battipaglia per la terza ed ultima giornata delle fasi eliminatorie delle finali nazionali Under 19. Una prima partita che già ha dato il suo verdetto è Allianz Geas contro Magnolia Campobasso, con Campobasso già qualificata al primo posto e Allianz invece che, essendo ultima in classifica a 0 punti, è già stata eliminata. Quindi un Campobasso che continuerà a giocare per migliorare il rapporto di squadra, e un Allianz Geas che metterà sicuramente in mostra ancora una volta le sue ragazze d'oro. Ricordiamo che è la squadra più giovane dell'intera finale nazionale. Intanto do il benvenuto qui al mio fianco a Kevin Cusenza per il commento tecnico. Ciao Kevin. Buona terza giornata di finale nazionale a tutti. Ciao Giovanni. Allora Kevin, mi sono arrivati un po' di... di novità, la classifica è Campobasso 4 punti, Roma e Venezia 2, Geas 0, Chinonez 28 punti, è la migliore realizzatrice della giornata di ieri, ma delle intere prime due giornate.
Palmieri ne ha fatte 27 e della seconda giocatrice che ha il miglior punteggio, 27 punti, attacca già Campobasso. Kevin, prima di lasciarti la parola iniziamo a parlare con il primo canestro da tre della numero 43 Moscarella. Gli arbitri, primo arbitro il signor Andrea Parisi di Catania, il secondo arbitro la signora Emanuela Tommasi di Veroli. Attacca adesso l'Allianz Geas dopo la tripla di Moscarella, la palla c'è in frazione di passi, sicuramente oggi in campo sia Campobasso che Allianz Geas metteranno il massimo impegno per portare al termine questa giornata. Logicamente Campobasso vorrà vincere anche questa gara, Geas per finire di mettere in mostra le sue giovanissime. Tiro sbagliato da Chinonez, rimbalzo ancora a Moscarella, altro tiro sbagliato, rimbalzo di Minora, palla persa. Non un ottimo inizio di Geas, Kevin. Sì, diciamo che come hai detto tu prima, a livello di risultato non è una giornata che può contare tanto, però io ricordo a livello giovanile di avere giocato in entrambe le situazioni, dai sempre il 100%, perché a livello giovanile non ti risparmi mai, non ti interessa se passi il turno o non passi il turno, dai sempre il 100%. E qui ottima rimessa di Campobasso, che serve la sua stella per i primi Chinonez, due punti. Che realizza i suoi primi due punti, 5-0 il parziale per Campobasso. Adesso c'è un fallo. Il fallo della numero 7 Boraldo, credo, no scusate, della numero 0 Del Sole, primo fallo dell'incontro. Attacca nuovamente l'Allianz Geas, la palla arriva alla numero 12 Minora, palla persa ancora da Geas e Campobasso, anzi chiedo scusa, è proprio Preda a chiamare timeout. Sì, credo che voglia, penso che già gliel'abbia detto tante volte tra ieri e oggi, ma credo che voglia risottolineare il fatto che bisogna onorare fino all'ultima giornata qualsiasi tipo di partite, perché questo è uno sport, ci si diverte ed è giusto onorare fino in fondo quello che facciamo e quello che fanno le giocatrici in campo. Intanto dal replay rivediamo il primo canestro dell'incontro per Moscarelli, una tripla dall'angolo. E allora dopo il timeout di Preda si riparte per questa ripresa di gioco. Tanto un bel primo piano di coach di Atallevi. Campobasso rimette la palla in gioco e Giacchetti a portare palla avanti, si ferma, attaccata da Ramon. Moscarella si abbassa per ricevere, una Moscarella molto lontana dal pitturato, poi riceve lo scarico ancora fuori, extra pass per la tripla di Del Sole, sbagliata, il rimbalzo di Vitale, palla persa da Campobasso. Però Campobasso sta continuando ad attaccare, sta continuando a giocare come se questa fosse la partita della vita, dentro o fuori. Sì, ma è giusto così, Giovanni, alla fine Coggio Talleni è giusto che alleni questa partita. Questo per loro non sarà sicuramente una partita come quella di ieri, diciamo un dentro fuori o comunque una partita dove il risultato vale più di ogni cosa, ma è un grande allenamento perché comunque incontra una squadra giovane ma ben allenata da coach Preda, quindi è un ottimo allenamento per le giocatrici di Campobasso quest'oggi. E attacca, credo palleggia resta tiro sbagliato di Ramon, che poi, se non vado errato, vediamo subito di chi è il fallo. Abbiamo un po' di troppe ragazze davanti. Sì, tante ragazze, vediamo subito se ci aiuta il tabellone. Il tabellone un attimino non riusciamo a vedere, ritardando, ecco, adesso fallo della numero 20 chiedo Volpato. Scusa,
20 Volpato, primo fallo di Volpato, Geas già ne ha due. Geas recupera subito palla con questa rimessa sbagliata da campo basso. Vediamo se arriva il primo canestro di Geas. 8-0-5 da giocare in questo primo quarto, Kevin. 5-0 campo basso. Geas, palla in mano, servita Ostoni. Nuovamente per Ramon che attacca Giacchetti che da dietro gli scippa la palla. Servita Chinonez per Moscarella in contropiede che realizza il suo quinto punto. E vedi Giovanni come le giocatrici di Campobasso su ogni chiamata di Geas chiamano lo schema. Adesso il playmaker di Geas ha chiamato lo schema 1 e tutte le giocatrici di Campobasso sia dalla panchina che dal campo hanno chiamato 1. Questo è sinonimo di preparazione della partita e ti fa capire come il coach non abbia lasciato nulla di intentato. La tripla allo scadere sbagliata da Volpato. Ancora non si riesce a sbloccare Geas. Qui vediamo il gran bel canestro ancora di Moscarella. Sì, gran contropiede da una palla recuperata, assist di Chinones. Attacca adesso campo basso con Chinones. La palla fuori per Moscarella, ci ha pensato ancora una volta al tiro da tre. Arriva Giacchetti che in penetrazione sbaglia, la palla recuperata da Ramon. Palla persa, anche se io sì, personalmente avendo Odio Talevi davanti a me non ho visto nulla. Io ho visto bene, stoppata subita da Ramon e poi la palla gli carambola sulla schiena prima di finire fuori. Quindi Campobasso recupera palla. Esatto, riparte Campobasso con Giacchetti. Che serve Chinonez, restituita la palla al numero 10, nonché il capitano. E qui trova sola Moscarella che incredibilmente sbaglia da sotto, recupera il rimbalzo, ritira, sbaglia, minora, alla fine recupera il pallone servendo Ramon. 6:35 da giocare. La palla è per Volpato che attacca Chinonez, alza la parabola, la palla non arriva nemmeno al ferro. Giacchetti, Moscarella che attacca Delise, c'è il fallo della 36. Non ci sono tiri liberi perché il signor Parisi giustamente dice che non è un fallo di continuazione verso il canestro e quindi si rimette da fondo campo con Giacchetti che serve ancora a Moscarella, ieri un po' in ombra la numero 43 di campo basso, ma ci ha pensato Chinonez. Vitali viene stoppata da Minora. Ramon serve Volpato che poi scivola, la palla però arriva nelle mani di Ostoni, ancora per Delise, si sposta verso Volpato che tira, viene ancora fermata da Chinonez, però la palla arriva a Delise che sbaglia da sotto. Contropiede campo basso, Chinonez, va palla fuori per Vitale del Sole, fa finta, poi scarica per Giacchetti, la tripla realizzata dal capitano, 10-0 di parziale. Non si sblocca Geas per ora, quasi 5 minuti di carenza per Geas. Intanto vediamo i primi cambi, credo che alla prima pausa entreranno in campo delle giocatrici sia di Geas che di Kevin, se non sbaglio questo è l'esordio, non voglio, ieri non ha giocato, non ricordo la prima giocata, che se riuscissi a ricordarmi anche tutte e otto le partite sarei veramente un androide, non un umano, non ricordo, vediamo se le compagne mi possono dire se per Mascia è l'esordio in questa finale nazionale, dicono di sì, quindi abbiamo la conferma della panchina di Campobasso che per Mascia è l'esordio in queste finali nazionali. Attacca Del Sole. Io credo che quest'oggi coach Diotalleni darà spazio a tutte le sue giocatrici, un po' per far riposare le giocatrici che hanno giocato di più, un po' perché è giusto così. Perché domani ci saranno già le semifinali, non ci sarà arrivato il gran canestro di Ostoni. Ostoni sblocca Geas con una bomba in contropiede di pregevolissima fattura. Come abbiamo detto ieri, per
Sister, anche Ostoni ha queste uscite alla Basile, alla Bellinelli, quindi questo tiro ignorantissimo da tre. Però il loro tiro ignorante va sempre, sempre, sempre a capo bersaglio, caro Kevin. Qui stiamo facendo i complimenti alle due ragazze. Sì, 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 ci mancherebbe. C'è il canestro. Intanto canestro e fallo subito su una penetrazione della numero, non vedo. Si girerà prima o poi, ci farà vedere il suo numero. Numero 0 del Sole, primi due punti e fallo subito. Cerchiamo di capire anche chi ha fatto i primi due falli. E il primo fallo è la numero Minora, 12, Minora, che lascia il campo. Del Sole andrà in lunetta per riportare 10 punti avanti, campo basso. Sbaglia. No, ma rimangono 9, Giovanni. La questa prossima è volta la legge sarò del zitto. Telecronista. La legge del telecronista. È proprio la legge, la dura legge. Attacca Ramon. Che gran bella giocata di Ramon, che però è sfortunata a sbagliare. Oggi in questa prima partita, caro Kevin, potremmo assistere ad uno spettacolo veramente, perché sia Campobasso che Allianz non hanno più nulla da chiedere. Allianz proprio al torneo, Geas a questa partita. Altro bel canestro di Ostoni, sono 5 punti per lei. Sicuramente le due squadre giocano con la mente molto libera, quindi di solito quando è così si vedono giocate spettacolari o canestri come abbiamo visto i primi due di Ostoni, molto molto belli. Intanto Campobasso continua a creare senza fermarsi. Chinones però sbaglia l'appoggio e intanto palla recuperata della numero 23 che, come hai detto tu, fa l'esordio quest'oggi. Mascia, gran giocata di Mascia, c'è il fallo subito da Vitale. Dovrebbe essere forse la numero 8 Sartori. Per Jess sono entrate Sartori e Leto, che ieri non ha giocato per un piccolo problemino fisico, anche se non abbiamo avuto conferma dallo staff tecnico di Coach Preda, quindi probabilmente sarà stato un giorno di riposo per lei, caro Kevin. O magari una scelta tecnica, una scelta in base tecnica. Alla partita, all'avversario. Sbaglia Vitale. Vitali, non Vitale. A volte una vocale fa la differenza. Primo punto per la numero 18 di Campobasso. Campo un po' scivoloso, è entrata Trezzi, Francesca Trezzi per Geas. Ostoni. Per Trezzi c'è il fallo subito da Trezzi. Ho visto come questa giocatrice anche ieri con le sue incursioni ha dato problemi alla difesa avversaria, e anche oggi, nonostante la fisicità di Campobasso, lei continua a penetrare, continua a subire falli, però sbagliando il primo tiro libero. Un po' imprecise le squadre quest'oggi. Il primo fallo è di Mascia. Tanto, subito la nuova novità, Campobasso toglie dal campo Chinones molto presto quest'oggi. È anche giusto così, per dare riposo a Chinones per in vista delle semifinali. Campobasso che incontrerà domani in semifinale una tra Battipaglia o Basketball Sister Castelfranco, e lo scopriremo alle ore 18:30 nella seconda partita importante di questa giornata, perché le due partite centrali di questa giornata sono le partite che decideranno le altre due qualificate. Bravo Kevin, si vede che hai studiato bene stanotte. Non ho dormito questa notte. Immagino. Sbaglia ancora Moscarella intanto. Peccato non averti avuto qui allora dalla prima giornata, perché se saresti stato uno studioso d'eccezione. Però c'è stato coach Antonio Crisconio che sicuramente più di me ne capisce, quindi. Ma essendo un allenatore ne capisce sicuramente più di tutti noi. Anche perché proprio coach Crisconio durante i suoi commenti tecnici
ci addentrava proprio nei sistemi difensivi, offensivi, a me sconosciuti sicuramente, a te meno perché fai parte del gioco, però anche le letture, bravo coach Criscogna a leggere durante la partita quello che sarebbe successo e a farmi capire, a spiegarmi con facilità quello che stava succedendo in campo. Palla persa intanto sul tiro sbagliato da Sartori. Allianz Jazz sta facendo proprio fatica ad attaccare il pitturato di Campobasso. Ritorna in campo Ramon, esce per Campobasso Ostoni. Vitali per Jazz, sì, è uscito Ostoni. Ostoni per Campobasso, è uscita Vitali ed è entrata con il numero 24 Rizzo, che dovrebbe essere anche lei, e qui chiediamo nuovamente l'ausilio alla panchina di Campobasso, esordio in queste finali nazionali. Credo di sì. Aspettiamo un cenno dalla panchina come poc'anzi. La tripla di Bocchetti allo scadere, palla persa da Campobasso. Stavolta le ragazze di Campobasso non ci stanno proprio ascoltando, sono concentrate sulla partita. Sì, concentrate sulla partita, giusto così, Giovanni. Beh, ovvio. Le ringraziamo anzi per il suggerimento precedente, ma giusto così. Noi siamo qui a commentare, loro devono giocare. Tanto che do primo fallo della numero 43, Moscarelli. È giusto che ognuno debba avere il proprio compito. Loro il compito di giocare e lo fanno molto bene. Noi il compito di commentare non lo so. Lasciamo decidere chi ci ascolta. Lo lasciamo ai posteri. Quindi. Addirittura ai posteri. Vedremo quante persone ascolteranno queste nostre dirette tra qualche anno. Gran palla di Moscarelli per Varrizzo, che non riesce a tenere la palla in mano. E intanto con il numero 16, dopo due tentativi, primo tentativo sbagliato, un rimbalzo in attacco, subisce il fallo, andrà in lunetta. Leto. Intanto Kevin, mi sto segnando alcune informazioni importanti da dare. Intanto Leto sbaglia il primo tiro libero. Giovanni, a memoria credo che 5 sia il minor numero di punti segnati in un quarto in queste finali nazionali. Sì, sì. Tanto adesso 6, dopo controlleremo, ma credo che se non è il più basso, poco ci manca. E attacca ancora la squadra molisana con Moscarella, che serve Trozzola. Tiro è sbagliato, però Bocchetti la recupera. La palla ancora a Moscarella, che viene fermata da Sartori. Sì, stoppata Moscarelli, riparte Ramon. Vediamo se Geas. E chiedono. Ecco, a richiesta del pubblico, ma fondata. Giusto. Infrazione di passi per Leto, che regala l'ultimo possesso alle ragazze di Battipaglia. E presumo che Geas finirà a 6, come detto prima. Ragazze di Campobasso. Sì, scusatemi, le ragazze di Campobasso avranno a disposizione l'ultimo possesso. Stato blocco di Moscarelli, palla per numero 30 che con un... finisce questo primo quarto sul punteggio di 16-6 per le ragazze di Campobasso. E noi iniziamo a parlare delle prossime finali nazionali che ci saranno, partendo da quelle del 29 aprile al 5 maggio, dell'Under 19 Eccellenza a Chiusi Chiangiano, l'Under 15 femminile dal 13 al 19 maggio a San Vincenzo, l'Under 17 femminile dal 27 maggio al 2 giugno a Roseto, per chiudere con l'Under 15 maschile dal 3 al 9 giugno ad Anagni. Quindi
è importante dare anche queste informazioni per chi vuol seguire tutte le finali nazionali di basket del settore giovanile. Caro Kevin, io volevo dire che però non ci saremo noi due a commentare queste finali. E che ne sai? Ah, dici che ci chiamano anche per queste? Non sarebbe male, Giovanni. Ecco, vedi? Ci hanno dato un'informazione falsa le ragazze dalla panchina, perché giustamente mi è arrivato un messaggio dall'addetto stampa di Campobasso, diciamo la fonte. Anzi no, non, la diciamo, ma facciamo finta che non sia lui. Non è esordio né per Mascia e né per Rizzo, sono entrate entrambe contro Venezia, quindi caro Kevin, grazie Enzo. Contro io non c'ero, non potevo aiutarti, caro Giovanni. Nemmeno io c'ero, ti assicuro. Non c'era nessuno. Io ero qui, ma effettivamente non ero qui. Sai, il primo giorno iniziare a ricordarsi tutti i nomi, iniziare a ricordare che adesso l'emozione c'è l'emozione primo giorno. Del primo giorno. Però è da poco che commenti le partite sì, di pallacanestro. Sono pochissime, solo 6 anni. Quindi. Ti paglia, ma le finali nazionali già le ho fatte altre volte, quindi sì, comunque pochi anni. Si riparte con Trezzi, ricordiamo il parziale, 16 Campobasso, 6 Geas. Sartori aspetta l'arrivo di Ramon, che si mette in proprio per tirare la tripla sbagliata. Moscarella la recupera, servendo Trozzola, chiamando a sé Rizzo. Ancora Moscarella, si muove Mascia, ma Moscarella decide di andare nuovamente da Rizzo. Isolamento per Moscarella, che poi viene chiusa da due maglie bianche, scarica fuori per il tiro da due di Rizzo, allo scadere, gran canestro di Rizzo. La gran palla di Moscarelli, che era chiusa, sembrava poter perdere la palla, invece trova uno scarico meraviglioso. Più 12 per le Molisane. La palla arriva al gran bel tiro di Rovello, però la palla non entra, decide di non entrare. Il possesso rimane ancora per la compagine di Coach Preda, con Ramon che si appresta a rimettere la palla in gioco. Sì, la palla rimane a Geas, ottima penetrazione, purtroppo la palla non entra, non aiutata dal ferro, vedremo. Intanto ottimo dai vai da rimessa, ma ancora una volta Geas fa tutto bene, poi al momento di concludere diciamo spreca. Che Ferro è nemico in questo momento delle giocatrici di Preda, mentre Trozzola, che parla praticamente con il Ferro, realizza un'altra tripla. Diciamo che abbiamo visti fare molti di questi tiri in queste finali nazionali, tiratrice pura sugli scarichi. Intanto di là muove il tabellino Geas, credo con la numero 8. Sartori, sì, Sartori ha segnato. Allora, qui adesso, caro Kevin, prima della palla recuperata, prima persa da Campobasso, recuperata da Geas, poi recuperata nuovamente da Campobasso, sta per entrare, infrazione di passi di Trozzola, sta per entrare la numero 12 Mascia, e la domanda ritorna ad essere: io ha giocato con Venezia? Chiedo. Alla detto stampa di Campobasso, se può aiutarci prima, no, scherzi a parte, sicuramente l'esordio quest'oggi. Oggi c'è sicuramente, saper entrare in campo, ce la siamo cavata così adesso, va. Saper entrare in campo anche Boraldo, ed esce l'altra protagonista di Campobasso di queste finali nazionali, 20 punti nella prima giornata. Moscarelli. Vediamo se riusciamo a ricordarci quanti ne ha fatti ieri. Se non sbaglio, oggi è già a quota 8 punti. E intanto Sartori, con il numero 8, altri 2 per Geas, che accorcia a meno 11. Allora, per Moscarella, ieri non abbiamo la statistica di ieri. Questo è un male per noi. Intanto tiro sbagliato e due volte, e due volte rimbalzi in attacco. Bocchetti sbaglia la prima. Esatto, altro tiro da tre sbagliato, stavolta rimbalzo di Geas che parte in contropiede. Parte in contropiede Rovello,
La palla arriva a Sartori che commette infrazione di passi. Piccola indecisione, tiro la passo. Passi di Sartori. Anzi no, è proprio questa qua. 14 ieri di Moscarella. Sembrava avessi scambiato le informazioni, invece ringraziando a Dio le tengo tutte qua. Vediamo se ci ha risposto sull'informazione di che volevamo avere. Niente, mi sa che sicuramente fallo subito da Campobasso e quindi si riparte con una rimessa in attacco da parte di Campobasso. 6:59 da giocare. Caro Kevin, Moffa ha giocato, quindi tutta Campobasso ha giocato. Ammetto, mi scuso, anche se io è la prima volta che commento queste finali nazionali di Campobasso. Ieri purtroppo l'unica partita che non ho commentato è stata proprio questa. E il primo giorno non ero qui. E comunque tutte le giocatrici hanno giocato bene, così vuol dire che il coach si fida di tutte le componenti della sua squadra. Intanto riparte Geas dopo un tiro sbagliato da Campobasso. Intanto 21-10 il punteggio. Non si è mosso. C'è fallo in attacco, vediamo di chi, probabilmente di Minora. Vediamo il numero 15. 15, io ho visto 8, aspettiamo un attimo il tabellone. Sia il numero 15, Bettoni. E Bettoni. È una vista perfetta, caro Kevin. Meno male, almeno quello. Attacca Campobasso con Del Sole. Oggi abbiamo un po' di giocatrici, anche delle giocatrici che ci passano davanti. Rizzo guarda per un attimo il canestro, poi decide di attaccare, di arrivare fino in fondo. Sbaglia da sotto perché Minora gli alza le mani e non gli fa vedere più la luce. Attacca nuovamente Minora, lo scarico per la tripla di Bettoni. Qui è sfortunata la 15. Palla recuperata da Volpato, ancora Minora. Palla recuperata, rimbalzo e assist. Due grandi giocate di Volpato, meno 9 Geas che prova ad accorciare. Intanto altra palla persa di Campobasso. L'unica cosa che non deve far Campobasso è pensare che questa possa essere una partita facile, ma non tanto il coach, che lo vediamo sul pezzo, ma mentalmente proprio le ragazze. Sì, diciamo che è facile concentrarsi quando sei già qualificato con il primo posto e sei più 12, più 13. Credo che se dovesse continuare a persistere il parziale, il coach chiamerà un time out per ricordare alle proprie giocatrici l'importanza di questa partita. Anche perché Jess, ecco, intanto gran canestro da 2 di Ramon, che si scrive al tabellino meno 7 per... Credo sia 6-0 di parziale, Geas. Confermo, il 6-0 di parziale Geas, ma proprio perché Geas ha dimostrato nelle due precedenti partite di essere una squadra che è sempre sul pezzo. Altra palla recuperata da Geas con la spizzata, attenzione alla tripla, anzi da due, time out. Lo avevo preannunciato. Meno 5 Geas, 8-0 di parziale, subito fermato dal coach che, anzi, nonostante l'importanza no, della no, partita. Sì, sì, chiama. Sto un attimino cercando di capire io tramite il punteggio. Sono scritto giusto. Time out di Otallevi. Ecco qua, stiamo sentendo proprio il coach che sta dicendo, soprattutto ad una giocatrice in particolare, di mettere concentrazione. Ma parla ad una giocatrice in particolare, ma si sa che ce l'ha un po' con tutte. Sì, ma io ho proprio sentito, non mi interessa se l'azione prima hai sbagliato un tiro, se hai spazio devi tirare, perché la scelta giusta è sempre quella. Se sei libero tiri, nonostante l'errore precedente. C'è l'ausilio anche degli amici, anche dei colleghi, ha detto stampa
che ci stanno, oggi ci stanno dando conforto. È 8-0 il parziale, quindi eravamo sul pezzo. Come spesso accade, soprattutto nella prima partita, proviamo a raccogliere quante più informazioni possibili di questa partita, anche se noi arriviamo qui sulla impostazione almeno un'oretta e mezza, due ore prima, sì, esatto, per preparare proprio tutto quello che dobbiamo raccontare e narrare in tutta la giornata, non solo in questa partita. Vediamo come se ne esce male Campobasso dopo il time out. Dopo il time out, una palla persa banale con un'infrazione di passi. Sicuramente c'è da dire che per ora in campo per Campobasso ci sono molte delle ragazze partite in panchina, invece per Geas c'è, se non sbaglio, o tutto il quintetto, forse manca Ostoni del quintetto, le altre quattro sono quelle. Sì, perché c'è Bettoni al posto di Ostoni. È dato tre secondi offensivi. Palla persa da Geas, che non ne approfitta. Poteva essere il possesso per arrivare fino a un possesso di svantaggio, di invece rimane meno 5. Eccola, Diotalevi chiede di far girare velocemente la palla alle sue giocatrici. La tripla di Bocchetti sbagliata, il rimbalzo di Delise che serve Bettoni, la palla arriva a Ramon Minora. Gran palla per Delise, non c'è canestro, infrazione di passi, e non è contento Diotallevi. Ecco in campo nuovamente Moscarella. Assolutamente no, assolutamente non è contento. E in campo Lillo. Due palle perse di Geas sanguinose. Perché Lallo, no Lillo. Sì, devono riavvicinare ulteriormente Geas. Diciamo che poteva essere o meno uno o addirittura parità. Esattamente. Ora, andando da sotto, due volte da sotto, poteva essere un meno uno per le ragazze di Coach Preda. Moscarella attacca Minora, arriva fino in fondo, alza la parabola, il tiro è corto. Qui è stata ancora brava Minora a fermare la 43. In di campo basso Bettoni si fa quasi scippare la palla, doppio palleggio, ennesima palla persa di Geas, tre possessi consecutivi, allora, tre palle perse. Io però ho visto una cosa che non so se se ne è accorto Diotallevi. Moffa, nel momento in cui è stata superata, si è quasi completamente fermata, non ha inseguito l'avversaria. Non se ne è accorta Diotallevi, che ne parliamo un po' più a bassa voce, così la ragazza continua a rimanere in campo. No, non me ne sono accorto neanche io, che stavo guardando la panchina di Campobasso. Intanto Campobasso ricomincia la partita, costruisce con un ottimo schema, però Delise fa buona guardia sotto le plance, rimbalzo e lancia al contropiede, altra palla persa. E altra palla recuperata. Perché da Geas, che per fortuna non si concretizza, perché pesta la linea di fondo, la numero 26 di Campobasso, Lallo. Palla persa, anzi palla recuperata da Moscarella, e gran bel canestro di Moffa. Contropiede due di Campobasso per lei, che ferma il parziale. E intanto palla persa su rimessa da fondo per provare a lanciare direttamente il contropiede, palla recuperata da Campobasso e fallo subito. La tripla di Boraldo, realizzata. 5-0 di parziale Campobasso, che si riporta sul più 10. Subito time out Coach Preda, che ci vuole parlare su. Intanto rivediamo dal replay questa tripla di Tabella. Gran bel canestro comunque. La prima ad esultare è Chinonez, che secondo me oggi
si riposerà tanto. Giovanni è uscita dopo 4 minuti e non è ancora rientrata. Credo che coach Diotalleni voglia farla riposare non solo in vista di questa finale nazionale, ma anche per l'impegno di sabato della Serie A. Sabato ricordiamo che Quinones è ormai in pianta stabile con la Serie A 1 e sabato c'è la Molisana Campobasso contro l'Omep Sesilo Trailers Battipaglia. Sì, 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 credo di aver letto qualche tempo fa, non ricordo esattamente quanto, che Quinones sia, se non la giocatrice più utilizzata dell'intero campionato di Serie A, comunque il suo minutaggio è uno dei più alti dell'intera Serie A. .58 da giocare in questo finale di primo tempo. Rimessa a Geas, Volpato serve Bettoni, attacca la numero 15. Ostoni subisce il fallo di Del Sole, secondo fallo per il numero 0 di Campobasso. Allora Campobasso quando accelera diventa praticamente quasi imprendibile. Sì, sicuramente sì, diciamo che Campobasso a livello fisico anche ieri contro Roma ha dimostrato di essere attualmente, senza nulla togliere alle altre, forse la squadra più organizzata e più forte di queste finali nazionali. È normale che quando entrano le riserve, senza nulla togliere le riserve rispetto al quintetto, l'intensità e la qualità cala, però è una squadra con tante rotazioni, intanto palla persa, sempre così, quando fai dei complimenti a una squadra poi ti smentiscono. La tripla sbagliata di dovrebbe essere Ostoni. Sì, lotta d'Elisa a rimbalzo che viene conquistata dal numero 16 Leto. Ancora la palla fuori per ancora una tripla sbagliata, la palla finisce nelle mani di Moscarella che corre costu costa, c'è il fallo di Volpato, saranno due liberi per Moscarella che per il momento è la migliore con 8 punti. Coach Diotalleni ha detto vuoi entrare in campo alla Quinones, che non ha detto se vuoi. Ha detto se vuoi sì, se no mi riposo, decidi tu, l'allenatore sei tu, decidi tu, giusto così. E intanto però, 2 su 2. Prima giocatrice in doppia cifra della partita, Moscarella. Con 10 cambio, è stata sì, sì. Numero 23 per la numero 0. Ha chiesto a Quinones se volesse entrare, però alla fine ha fatto entrare Mascia. Vuoi entrare? Sì, va bene, faccio entrare Mascia. Dopo, durante le interviste è una cosa che gli voglio chiedere, o gli farò chiedere dal collega Giancarlo Migliola, se... E questa è la domanda che gli farò. Hai chiesto a Quinones sei pronta ad entrare? Lei ti ha risposto sì e tu hai fatto entrare Mascia. Quindi era un test, sicuramente un test, ma dopo ci risponderà coach Diotalleni. Proprio Mascia che rischia di perdere la palla anticipata dalla sua avversaria, dovrebbe essere la numero 30 Ostoni. Palla ancora nelle mani di Mascia. Non di Mascia, ma di Moscarella. Mascia poi se la fa rubare. Ostoni va in contropiede. Realizza il suo 7° punto. Un Allianz Jazz che ritorna a meno 10. Vediamo se questo 1 minuto e 17 sarà favorevole a Geas che si riavvicinerà, o a Campobasso che proverà ad allungare, e direi la seconda perché Campobasso dopo un tiro sbagliato e un rimbalzo conquistato ne approfitta per un layup per il più 12, 18-30. E qui c'è il fallo di Lallo.
ci saranno, non ci saranno, no, tiri liberi, solo perché il secondo basso, fallo è appena il squadra. Secondo fallo di squadra, più 12 per campo basso. Stoni si allontana, poi salta Mascia e realizza. Ostoni, due canestre in fila, 9 per lei. 9 per lei. Meno 10 Allianz Geas. Ancora Boraldo. Intanto vediamo una zona 3-2 da parte di Geas, che sta mettendo in difficoltà, sì, perché altra palla persa per campo basso. Giuseppe Levi chiede alla signora Tommasi giustamente se la palla era stata fischiata un'infrazione di doppio palleggio, ma il coach aveva visto il tocco di un difensore. Intanto esce Ostoni da tre punti, non realizza, ma ottimo tiro costruito da parte di Geas. Ma sai perché non ha realizzato il canestro? No, perché questo era un tiro intelligente, non ignorante. Ok, non era ignorante, giustamente. Boraldo, ultimi 5 secondi nel quarto. Moscarella da casa sua sbaglia la palla, però finisce. ...30-20 per Campobasso, un parziale, dice parità, 14 pari. Sì, meno 10 primo quarto, meno 10 secondo quarto. Intanto aspettiamo le statistiche, io vi racconto un po' di cose. Sartori 4 punti, 2 punti per Minora, 2 punti per Bettoni, 1 Leto, 2 Ramon, sono 9 per Ostoni. Delise è incredibilmente ancora a zero, dall'altro lato 2 del Sole, sono 5 di Boraldo, 3 per Giacchetti, 2 per Chinonez, 2 per Moffa, 1 per Vitali, 3 per Trozzola, 2 per Rizzo e 10, eccole qua, parla, che vai Kevin, vai. Tanto vediamo, sono arrivate le statistiche del primo tempo, notiamo come sono tante le palle perse in questa... In questo primo tempo 15 per Geas, 11 per Campobasso, falli personali siamo lì 9 Geas, 7 Campobasso, gli assist più o meno siamo lì, rimbalzi pari. Diciamo che è una partita a statistiche molto, sembrerebbe molto combattuta, ma il punteggio dice 20-30. E noi diamo la linea alla regia.
Rientriamo in diretta, caro Kevin, in campo per l'inizio di questo secondo tempo. Kevin, Quiñones. Sì, diciamo che se ne esce. E invece no, era solo lì per salutare, è una finta. Cioè, forse Quiñones era... e Diotalevi ci stanno prendendo in giro oggi. Sì. Sì, 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 era lì per distrarci. Faccio invece... Ma secondo me è d'accordo con il coach, ha detto: coach, facciamogli vedere che sono in campo, poi me ne esco tranquillamente. E vabbè, diciamo che era prevedibile. Abbiamo visto in campo. Giacchetti in campo, aspetta che la palla venga messa in campo da Moffa. E con Moscarella, quella lontano dovrebbe essere Bocchetti, evita, chiude, inizia il quintetto per Geas Ostoni. Intanto il tiro realizzato da Giacchetti, quinto punto per lei. Esattamente. E stavo dicendo invece Geas Ramon Ostoni Minora. Rovello e con il numero 2, e qui non ci sbagliamo, e qui non mi sbaglio, Giorgia Trezzi esordio in queste file nazionali. Sai perché? Perché c'è la sorella che ha giocato fino adesso, quindi... Bravo Giovanni, bravo. Ho studiato, Geas, ho studiata bene. Sì. Attacca Ramon, arresto, tiro dalla lunetta, il tiro è corto, il rimbalzo è di Moscarella che fa correre Vitali. Vitali attacca proprio Trezzi ma commette doppio infrazione di doppio palleggio. Oggi tanti fischi per infrazione di doppio palleggio. Infatti coach Diotallevi. Rimane basito coach Diotallevi. Sì, Ramon, onestamente anche questa volta... Non mi sono accorto. E intanto Ostoni, altra bomba, meno 9 Geas, 12 per Ostoni. Dall'altro lato la tripla sbagliata di Bocchetti, gran giocata ancora di Ostoni che però sbaglia l'appoggio a canestro. Moscarella serve Giacchetti. Lo scarico ancora per la tripla, ancora con errore di campo basso. La palla finisce nelle mani di Ramon. Servita Trezzi che ha difficoltà. Ora servita Ramon. Era Trezzi. Passa Ramon, la palla a Trezzi, ma la perde. Che sbaglia la palla. Un'altra palla persa. Un po' di frenesia in questo ultimo minuto. Ostoni mette tutti d'accordo. La recupera, chiama lei lo schema. Sfrutta il blocco di Rovello, attacca la 39, realizza e meno 7 Geas. Geas che è arrivata anche a meno 5, però poi il campo basso ha ripreso a scappar via, pronta già sul cubo del cambio Boraldo. Vitali esce per Giacchetti che serve Bocchetti che ancora sbaglia da sotto, sbaglia anche Moscarella. Attenzione perché c'è un colpo subito in testa da parte di Minora, si deve fermare giustamente il gioco. Minora ha preso un colpo dopo il rimbalzo di Moscarella che deve averla colpita involontariamente andando scendendo dal rimbalzo, logicamente. Sì, 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 un colpo involontario. Esce Moscarello ed entra Boraldo. Moscarello non contento, non contenta. Moscarella non è contenta, il coach gli chiede di alzarsi per ascoltarla, ora si alza. Intanto Ramon palleggia, resta tiro, meno 5 Geas, subito contropiede Ramon di campo basso che nonostante due tiri non ne approfitta. E ancora altro contropiede di Geas e altra invenzione di Ramon. Assist e Minora per Minora che appoggia il meno 3. E zitta zitta l'Allianz Geas.
si riporta ad un solo possesso pieno di svantaggio. Giacchetti, la palla arriva sotto per Boraldo, fuori ancora per Giacchetti, la tripla sbagliata. Intanto c'è Campobasso in attacco. La palla fuori per Moffa, dentro adesso per Bocchetti, attaccata da Ramon. C'è il fallo probabilmente della 39, vediamo. E infatti Rovello commette fallo. Attacca Campobasso. 5 secondi di Campobasso, onestamente non li ho contati, ma penso che l'arbitro era lì, quindi sicuramente palla persa di Campobasso e possesso Geas per accorciare o pareggiare. Parziale 9-2 per le ragazze in maglia bianca. Adesso però Campobasso ha allungato la difesa, Ostoni sbaglia, Minora recupera il rimbalzo, l'avevo chiamata, Trezzi serve Ramon, attacca Ramon, lo scarico per il tiro sbagliato di Rovello, gran giocata però di Ramon, sì. E qui veramente ennesima gran giocata di Ramon in queste finali nazionali. Non ne approfitta la compagna di squadra, poi a rimbalzo palla a Campobasso che riparte. È un vero peccato perdere questa squadra così giovane, queste finali nazionali, ma lo sport è questo. Vitali penetra, arriva fino in fondo, sbaglia. Tre giocatrici di Campobasso non prendono il rimbalzo, lo prende Minora che va fino in fondo, sbaglia, recupera la palla Rovello, anzi Ostoni, la palla dovrebbe essere di Campobasso, attenzione a non farsi male ragazze. Minora dice alla mi ha preso alla solo alla il Tomasi, braccio. Mi ha preso il braccio. E ancora una volta Campobasso riesce a non subir canestro, poi ci pensa dall'altro lato sbagliando il tiro Giacchetti. Ostoni recupera il pallone, Ramon chiama lo schema, decide di attaccare, lo scarico per Trezzi, la tripla corta. Porta. La palla finisce nelle mani di Vitali, altra occasione sprecata da Geas e qui c'è fallo, la numero 12 probabilmente. Terzo fallo di Minora. Stavolta mi permetto di dire che frontalmente, almeno da qui, per me il fallo non c'era. O almeno non era di Minora. Cerchiamo se vediamo se riusciamo ad avere un replay di questa azione fallosa, appena possibile ovviamente, che seguiamo comunque in diretta questi tiri liberi. Poi vediamo se riusciamo ad avere, c'è il cambio. La giocatrice sanguina, non so se per un colpo subito durante questo fallo o se per una botta subita precedentemente. Sangue dal ginocchio. Eccola qua, no, eccola qua. Tu sei convinto ancora di quello che... Non lo so, ripeto, secondo me non era fallo di Minora. Infatti la numero 30, Ostoni, si era subito accusata del fallo, non so se per proteggere... Ah, ecco. Non so se per proteggere il terzo fallo del compagno, perché evidentemente l'aveva fatto proprio lei. Ma io avevo capito tutt'altra cosa, Kevin, scusami. Intanto 2-2 di Trozzola che è entrata al posto di Giacchetti e a tirare. Ferma il parziale di Geas. Io avevo capito, caro Kevin, che tu
dicevi che non c'era fallo. No, io ho detto che secondo me la giocatrice numero 12 Gias non aveva commesso fallo, poi se il fallo era di qualcun altro non me ne ero accorto. Attacca campo basso che sbaglia ancora Sartori a recuperare il rimbalzo. 34-29 dopo tante occasioni sprecate. In attacco da Geas, campo basso è riuscito a chiudere questo parziale. Del Sole recupera il pallone, si lotta nonostante, ed è questo bello. Kevin, intanto 24 secondi, adesso un conciliabolo degli arbitri, 24 secondi offensivi, palla recuperata a campo basso. Intanto c'è stato un piccolo siparietto tra il coach di campo basso di Tallevi e l'arbitro Parisi, primo arbitro Parisi, perché c'era stato un tocco di piede che anch'io avevo visto da parte di una giocatrice di Geas, chiedeva il fischio il coach, l'arbitro pare gli abbia fatto segno ok, e giustamente il coach dice: ma se l'hai visto perché non lo fischi? Perché evidentemente si era accorto, nonostante tutto, che i 24 mancava un 2 secondi, quindi ha ritardato il fischio. Ci sta, ci può stare. Ci può stare, alla fine il risultato è lo stesso, palla a campo basso. Palla a campo basso. Comunque Kevin, volevo farti notare una cosa, che per la giornata questa partita vale poco, perché campo basso è già qualificata, Geas è già eliminata, ma qui nell'azione precedente abbiamo visto come nessuna delle due abbia voglia di perdere. Questo è lo spirito dei finali nazionali, questo è lo spirito di ragazze di 19, 18, anche 17 anni, perché Geas ha molte giocatrici sotto età, di non voler perdere contro nessuno indipendentemente da qualificazione o non qualificazione. Ed è questo il bello di questo sport. Ancora Ostoni sbaglia, la palla recuperata da Bettoni, fuori ci pensa un attimo Sartori, poi va da Ramon. Ostoni si abbassa, ma Ramon va dall'anzi, non è Ramon ma è Trezzi che va dall'altro lato. Sartori, c'è fallo della numero 24 di Campobasso Rizzo, che si accusa immediatamente anche se non è convinta. Si accusa con la mano, con la faccia un po' meno, ma ci sta. Poche volte i giocatori sono d'accordo con le chiamate arbitrali, anche se il fallo è netto, ma va bene così. Assira Tommasi spiega a Capitan Giacchetti quello che è stato fischiato. Primo fallo di squadra di Campobasso, rimessa a Geas, Bettoni, serve Ramon, anzi serve Trezzi, è entrata Francesca Trezzi adesso. Sartori attacca mettendo la palla a terra, si gira, palla persa, chiedeva fallo qui Sartori, ma non so, anche perché Rizzo era girata di spalle, quindi non so fino a quando Rizzo aveva le braccia alte. L'unica cosa che forse poteva chiedere era un'interferenza durante il tiro, quindi la rimessa sembra proprio favore, ma il fallo secondo me non c'era. Attacca, penetra Giacchetti da sinistra, 7 punti per lei. Giacchetti che ieri ne ha fatti 6. Dato stoppata e palla persa subito di campo basso. Attacca Bettoni, lo scarico troppo lungo, la conquista del Sole che subisce il fallo di Francesca Trezzi. Intanto Giovanni, vediamo in tribuna le ragazze sia di Roma che adesso quelle di Venezia a prepararsi per la partita successiva. Intanto credo ci sia un time out da parte del coach di Geas, Preda. Guardando un po' i numeri di ieri di Campobasso, guardando un po' anche i punti, logicamente non parliamo, giustamente, Chinonez, e vediamo qua il gran bel canestro di Giacchetti. Intanto il togliendo i 28 punti della Chinonez e i 14 di Moscarella, oggi se la sta prendendo comoda anche Benedetta Bocchetti.
Sì, diciamo che lo avevamo detto prima, una partita così. Ecco, l'unica cosa... Però Bocchetti in campo, è sì, quella sì, che sì. gioca di più. L'unica cosa, sicuramente, chi gioca di più oggi ha voglia di dimostrare a coach Diotan Levi che può stare in campo e quindi sicuramente ci si prende più responsabilità nonostante i minuti in campo. Quindi questo è un po' quello che mi viene da pensare. Pochi tiri anche per Bocchetti, non solo poca realizzazione. Sì, concordo con te pienamente sulla tua analisi su Benedetta Bocchetti. Ricordiamo, fino all'altro ieri sorella d'arte, è ancora sorella d'arte, non è? Perché Sara Bocchetti ha giocato anche qui a Battipaglia. Dico, fino a due o tre giorni fa sorella d'arte, adesso sta camminando con i suoi piedi e anche lei nel roster stabile della Serie A1. Ecco perché dico adesso cammina con i suoi piedi. Sì, 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 giusto così. Giusto che da piccolini sempre, sai, lui è il figlio di, lei è la sorella di, poi si diventa, sai, quella è la mamma di. Attenzione, intanto brutta caduta Volpato. Da parte di Volpato, che per fortuna si rialza subito. Attacca Trezzi, aspetta Volpato il tiro dalla 20 che sbaglia, il rimbalzo è di Boraldo che serve Giacchetti. La palla arriva ancora nelle mani di Del Sole, che ne mette altri due, bel palleggio a resto e tiro. E se non erro adesso è un 4-0 di parziale per... Sì, anzi, diciamo no, che... dovrebbe essere no, diciamo 6-0 che... di esatto. parziale. 6-0 era di parziale. Altra stoppata subita da Geas. Vediamo Volpato guardarsi e toccarsi il ginocchio, forse per la caduta precedente. Infatti coach Preda, onde evitare, dato che questa partita non conta a livello di risultato, preserva la sua giocatrice. E anche Diotan Levi decide di metter fuori capitan Giacchetti e se la gioca con Lallo, Rizzo, Mascia, Del Sole e Boraldo. La palla persa da Sartori. E anche questo quarto per il momento a 1.40 dalla fine è molto equilibrato. 9 Geas, 8 per Campobasso. Diciamo che dopo un 9-2 Geas che sembrava poter riaprire la partita, 6-0 di Campobasso a riallontanare le ragazze di Geas. Adesso vediamo un alto basso, ma nulla di fatto perché perde palla Campobasso. È scesa di molto l'intensità della partita. Ma lo sapevamo. Almeno stiamo vedendo una partita combattuta dignitosamente, che di solito spesso succede che la squadra che non ha più nulla da dire, l'ultima in classifica, si lasci proprio andare. Invece a me fa piacere proprio che coach Preda continui ad insistere a far giocare le proprie ragazze. Intanto c'è il fallo di Sartori e credo siano due tiri liberi perché già sei in bonus. È in bonus, quindi può ancora aumentare il parziale di Campobasso. Preda rimanda in campo Ramon. Esce con il numero 18 Camera. Del Sole ai liberi, sbaglia il primo. Dai, tutto più veloce là. Sbaglia anche il secondo, la palla è per l'Allianz Geas. Attacca la squadra lombarda, si ferma, torna indietro Ramon, poi decide di attaccare e subisce il fallo
di Del Sole e il terzo per la numero 0 che si accusa immediatamente del fallo. Gran primo passo di Ramon. Trezzi rimette la palla in gioco, esce e riceve nuovamente Ramon. Tutto il blocco di Sartori, poi gli dà il consegnato il tiro di Sartori, sbagliato. Il rimbalzo è di Rizzo che serve Del Sole. Del Sole supera la metà campo. Serve nuovamente Rizzo, esce e riceve Boraldi. Boraldo 7 secondi alla fine dei 24. Del Sole tira. Palla persa, si arrabbia coach Diodallevi. Che giustamente dice non era più facile tirare sulla ricezione, come dagli torto. Si è costruito un tiro molto difficile, infatti la palla non è arrivata neanche al ferro. Tanto Ramon allo scadere. Geas 38, campo basso, confermato il parziale di 9-8, caro Kevin. Ci prepariamo ad assistere gli ultimi due minuti, a te la parola. Sì, piccola soddisfazione per Geas che vince un quarto contro campo basso, certo, un quarto dove Quinones non è mai entrata in campo come il secondo quarto, penso che per quest'oggi non la rivedremo più. Sì, diciamo che era partita bene, Geas ci aveva fatto sperare in una rimonta e magari in un sorpasso per vedere una partita punto a punto fino alla fine, invece campo basso con un 6-0 riallunga. Vedremo quest'ultimo quarto i coach che decisioni prenderanno e chi faranno giocare. Ricordiamo ancora una volta le prossime date delle finali nazionali. Iniziamo con l'under 19 maschile dal 29 aprile al 5 maggio a Chiusi Chiangiano, l'under 15 femminile dal 13 al 19 maggio a San Vincenzo, l'under 17 femminile dal 27 maggio al 2 giugno a Roseto degli Abruzzi, per concludere con l'under 15 maschile eccellenza dal 3 al 9 giugno ad Anagni. Si ritorna in campo, Kevin, 30 secondi per dare inizio a... ancora a parlare con il coach, anzi no, a dare il 5 alle compagne. Stavolta non ci ha fregato, Quinones. Allora, credo, guardando i due quintetti, che tolta Ramon, tutte le altre 9 giocatrici non sono giocatrici da quintetto iniziale delle due squadre, sia di questa partita che delle scorse partite, dove il risultato invece valeva e come. Credo che la scelta degli allenatori sia facciamo giocare tutti, facciamo sì, adesso giocare chi sì. Ha giocato meno. Adesso sì, giustamente. Arrivate qui a Battipaglia a disputare queste finali nazionali. Si deve solo iniziare, aspettiamo un attimino. Il tavolo. Siamo ancora in attesa di dare inizio all'ultimo quarto. C'è un piccolo problema al tavolo, probabilmente. Forse sui quintetti, forse è stata chiamata la signora Tommasi. Si può partire, anzi no. Si stava cercando di capire se la freccia era stata cambiata in precedenza o no. Stavano contando i possessi alternati. Campo basso, rimette la palla in campo, servendo Mascia. Si abbassa Rizzo, riceve ancora per Boraldo. Si cerca e si trova nuovamente Mascia che attacca in penetrazione. Si arresto, tiro sbagliato. Si lotta al rimbalzo, lo vince Rizzo che subisce il fallo.
della numero 6 di Geas. Vediamo se il tabellone ci dà conforto. Sì, secondo fallo per Francesca Trezzi. Rimessa a campo basso, è qui. Grande rimessa di campo basso con un blocco cieco della numero 24 Rizzo, che nota e sente, si avvede del cambio con il piede perno, ruota verso canestro e secondo subisce di Bettoni. Fallo. Liberi per Rizzo, che può continuare. Perché ricordiamo il parziale di campo basso è ancora aperto, è ancora sì, sì, ancora 6-0 campo basso. In questo momento 7-0 e di nuovo doppia cifra di vantaggio, 29-39. E intanto vediamo coach Preda rimettere la sua guardia tiratrice e il pivot titolare dell'Ise sul cubo dei cambi. Intanto fallo subito su un Eurostep da Sartori, la numero 24 Izzo ha commesso il fallo, ma il fallo subito da Leto. Ah, da Leto, sì, sì. Hai ragione. Sì, sì, la tenia là sui liberi, sì, hai ragione. Ho visto Sartori. Ritorna in campo Delise, ritorna in campo Stoni per Preda. Sbaglia Leto. Realizza il secondo Leto, 2 punti per lei, entrambi liberi, a un 2-4 liberi. E 1-1, molto calcistico in questi primi 30 secondi. Attacca Rizzo, la palla fuori ma all'Allo che tira, sbaglia, il rimbalzo è di Leto che serve Ramon. Delise si abbassa, Ostoni che spara da 2, forse qui c'era fallo, non è dello stesso avviso la signora Tommasi, altro errore da sotto, Delise la recupera, 3 maglie verdi, il fallo è di Boraldo, liberi per Delise. Sì, 2 rimbalzi d'attacco di Geas che non concretizza ma almeno subisce fallo. Intanto Delise a segno con il primo tiro libero, primo punto dell'incontro per lei, meno 8. E ora meno 7. Ricordiamo che Delise ha 17 anni, fa parte della nazionale under 17. Rizzo, ma Ramon, anzi non Ramon, Trezzi capisce tutto, arriva fino in fondo, viene fermata in difesa da Mascia che sporca la palla, rimane in attacco, c'è niente da fare, Jess non molla, caro Kevin. No, diciamo che Jess non molla, ma Jess ha rimesso praticamente il quintetto iniziale in campo, c'è anche da dire questo, Giovanni. Però sì, diciamo che come abbiamo visto in queste 2 giornate, Geas non molla mai. Intanto terzo palla fallo Delise di e altro fallo subito, altri 2 tiri liberi per Delise. Soprattutto terzo fallo di Rizzo. Che realizza 3 punti in fila per Delise. Lo sbaglia però Leto, recupera il pallone, ancora per Leto la palla, sbaglia Leto da sotto, sempre lei Delise che sbaglia ed è la terza volta che Delise va in lunetta, il fallo ancora è di Rizzo, 4° fallo per la 24. Coach Diotallevi, credo sia 4 rimbalzi d'attacco consecutivi per Geas.
e sono 3 su 5 per Delise. 1 su 2 anche stavolta, di nuovo meno 5 Geas. Adesso il parziale aperto è per Geas. Esatto. Di 5 a 0, ma chiuso subito con questa bomba dall'angolo micidiale della numero 12 Boffa, che arriva a 5 punti. Qui praticamente coach di Autallevi ha esultato come se fosse l'ultimo canestro della finale. Infrazione di passi di Leto, non ti vedo d'accordo. Non lo so, devo essere onesto, non stavo guardando i piedi della giocatrice. Secondo me anche spinta, ma ripeto, è tutto molto veloce. Noi abbiamo poi il replay per vedere, gli arbitri devono decidere in una frazione di secondo. Ma infatti le decisioni arbitrali sono sempre alla fine quelle giuste. Delise recupera il pallone. Attacca Ostoni, si allontana, si abbassa per ricevere Ramon, chiama Delise a sé, nuovamente Ramon, lo scarico per la tripla di Ostoni ed è lì che fuori, e altro rimbalzo d'attacco di Geas, stavolta non paga pegno campo basso, ma l'energia in campo tanto è nettamente a favore di Geas. Infatti quando Ostoni ha tirato la tripla, di Autallevi ha alzato le braccia al cielo, era, è la più pericolosa di sì, Geas. Più responsabilità, ma come detto anche ieri, è la giocatrice che è arrivata qui con una media di 20 punti, quindi è normale che i vari coach siano preoccupati della migliore realizzatrice avversaria. Intanto dopo un rimbalzo da terra di Delise, contropiede di Geas che subisce fallo con l'ennesima penetrazione di Ramon. E saranno due liberi solo per Ramon, perché non c'è stata continuità di azione. Quindi solo due liberi per la 24. Assegno il primo. Che nell'ultimo, negli ultimi azioni Geas è andata solo ai liberi. Questo sì, è l'ottavo tiro. Sì. Credo sia 7 punti ai liberi per Geas in questo quarto, se non vado errato. Mascia, lo scarico, estrapessa, tentato per il contropiede finale di Geas, ma ancora un errore da sotto di Ostoni. La palla era stata persa da Moffa. Ancora Rizzo, sbaglia Leto al rimbalzo. Non è ancora finita la partita. Assolutamente no, 6 punti, 6 minuti e 13. Ne abbiamo viste di rimonte molto molto più difficili, molto meno tempo. Ramon, dopo che il rimbalzo offensivo di Trezzi, gran palla di Ramon per Leto. Altra penetrazione, altro primo passo incredibile di Ramon, che poi molto molto saggia a servire Leto, vedendo l'aiuto della lunga. Meno 4, Geas, palla quasi recuperata. No, proprio palla recuperata. Ostoni che decide di non penetrare tirando da tre, però c'è Delise in attacco. Ottima scelta, perché non solo era libera ed era una tiratrice e ci ha già fatto vedere bombe in contropiede, ma al rimbalzo c'era un netto vantaggio di Delise contro una piccola avversaria. Quindi sembra quasi che l'abbia aspettata Delise prima di tirare la tripla. Il canestro che chiude il parziale. Sì, di Mascia. Geas era arrivata a meno 2, adesso palleggia il tiro di Mascia per portare le proprie compagne, lei e le proprie compagne a più 4, ma abbiamo un mini supplementare. Servita ancora Delise, stavolta Rizzo però la ferma, c'è il fallo della 26 Lallo, altri due liberi per Geas, stavolta con Trezzi. E coach di Autallevi decide di rimettere in campo Bocchetti e Moscarella, fuori Moffa e Boraldo.
giustamente Cocito Teallevi la richiama, che ha fatto due cambi. È giusto che il giocatore che esce debba dare il 5 a tutti i componenti della panchina, staff e compagni, quindi il Cocito Teallevi. Uno su due. Meno tre, e ovviamente Cocito Teallevi, che non vuole perdere neanche una partita, come giusto che sia dello spirito del gioco, reinserisce due giocatrici del quintetto. Bocchetti, Mascia, palla scacciata a terra per Rizzo, grande tentativo di assist di Rizzo con un passaggio no look, però palla persa da Campobasso. Anche se forse la rimessa era di Campobasso. Questo almeno chiede coach di Teallevi. Ancora sì, Ramon, il tiro sbagliato di Delise. Sì, ottima, ottima, altra ottima cosa di Ramon, che scarica per Delise, la palla fa dentro fuori. Intanto fallo di Leto, che non è convinta di questa chiamata. Tutto sommato non è un brutto fallo, perché è appena il terzo fallo di squadra, secondo per Leto. Concede una rimessa. Eccolo qua. Forse è stata brava qui Moscarella a sfruttare il corpo, perché Leto logicamente, subendo l'impatto, è andata con due passi indietro. Quindi ecco perché ha commesso fallo. Di nuovo zona da parte di Geas, che prova a mettere in difficoltà, anzi riesce a mettere in difficoltà, perché infrazione di pass da parte di Campobasso, potenziale possesso del pareggio per Geas, altro potenziale possesso del pareggio. È proprio questo, tanto ha sprecato Geas nei momenti decisivi. Ostoni sbaglia la tripla, Moscarella va al rimbalzo, Leto aiuta a rialzarsi Rizzo, anche questo fa parte del gioco. Mascia per Bocchetti, nuovamente Mascia attaccata da Ramon, Moscarella attacca, decide di girarsi sul perno, la palla è ancora fuori, attacca, viene fermata. Eh sì, diciamo che Lallo sotto canestro non sta concedendo più nulla. Intanto contropiede Geas, vediamo se arriva ad accorciare. No, altro possesso sprecato da parte di Geas. Campobasso per ora rimane in vantaggio di tre lunghezze, vediamo se in questi tre minuti proverà ad allungare o lascerà la possibilità di un finale punto a punto. Intanto Moscarella forza un tiro da sotto e sbaglia, rimbalzo in attacco, Mascia tiro. Tira allo scadere, la palla non colpisce il ferro, altra ottima difesa di Geas, 24 secondi, Giovanni, ennesimo possesso per avvicinarsi a meno uno o addirittura pareggiare, chissà, magari questa è la volta buona. Esce la numero 24 Rizzo per Geas, chiude con tre punti, attacca ancora Ramon, qui perde palla, la recupera Ostoni, aspetta, poi penetra di tabella, sbaglia, la palla nelle mani di Delise che si alza, realizza. Ed eccolo qua, ennesimo rimbalzo in attacco di Geas, meno uno. Meno uno per coach Preda e le sue ragazze. Ramon la scippa, arriva fino in fondo, anzi non è Ramon ma è Francesca Trezzi. E attenzione, vantaggio. Dopo credo forse mai stata in vantaggio Geas in questa partita, a 2 minuti e 20 alla fine, primo vantaggio Geas, e fallo in attacco di Moscarella, quindi Geas non solo in vantaggio ma anche col possesso per allungare. 16-6 Allianz in questo quarto, la dice lunga. Sì, la dice veramente lunga, come la dice lunga anche l'espressione di coach di Teallevi. Attacca la squadra Meneghina, la tripla di Ostoni, ma fallo in attacco di Delise. Qui è stata anche brava Bocchetti a far vedere proprio il contatto. Sì, molto brava Bocchetti a far vedere il contatto, forse dopo il consegnato
Delise si è leggermente girata. Per me giusto fischio da parte dell'arbitro. Si riparte con Del Sole. Grandissima palla di Del Sole per Bocchetti che scarica su Moscarelli, subisce fallo. Sbaglia la prima volta, conquista rimbalzo d'attacco, sulla seconda subisce fallo. Può pareggiare o portare di nuovo in vantaggio la propria squadra. Sbaglia il primo tiro libero. Impatta Muscarella. Parità, 11. Quota 45. Giovanni, posso dire una cosa? Certo, forse devi dirla. Rischiamo di avere il primo overtime delle finali delle nazionali. Finali nazionali, probabile. Vediamo. Sbaglia. La palla toccata da Moscarella, rimessa in attacco. Rimbalzo di rimessa, scusate, di Geas. Ostoni decide di allontanarsi per provare ad attaccare Bocchetti. Poi il consegnato il servito per De Elise. Che tira, sbaglia, c'è la spinta di Leto, palla recuperata da Campobasso. E sono due tiri liberi per Campobasso, questo fallo fa male due volte. Realizza Vitali. Campobasso avanti di uno. 90 secondi da giocare. Questo 2-2 di Vitali può essere decisivo. Sì, rischia di essere decisivo questo 2-2. Vediamo come reagisce. Grandissimo, grandissimo backdoor di Ostoni. E grandissimo assist di Delise. Ostoni, Giovanni, che... pensavamo a una partita totalmente diversa. Non conta, il risultato non conta. Ma come ti dicevo, nessuno vuole perdere, vuole perdere, soprattutto a livello giovanile. E questo è il bello forse di questo sport. A livello di intensità del finale, la partita più tirata e più bella fino adesso. Ancora Campobasso in avanti. Ultimi 50 secondi di gioco, Del Sole spara la tripla, la palla recuperata da Geas, il contropiede ancora per Ostoni che si appoggia, sbaglia la palla e qui ingenuità qua di Ostoni secondo me, caro più, Kevin. Più, secondo me più che ingenuità si è trovata la palla addosso, lei stava rientrando da fuori, la palla gli stava cadendo in mano, onestamente avevo le ragazze che puliscono il campo, che ci danno una mano, non ho visto bene, ma per evitare questa palla doveva fare un movimento stile Matrix. Quindi più che ingenuità sfortunata. Intanto 39 secondi alla fine, 47 pari, Diotallevi chiama timeout per disegnare probabilmente l'ultima azione offensiva, o se non l'ultima, ma la penultima azione offensiva a sua disposizione. Tanto mi è arrivata, sto dando un attimo l'informazione ai colleghi di basketlike.it, caro Kevin. Ci teniamo pronti per le imminenti interviste. pari, 39 secondi da giocare, presumibilmente, Kevin, ultimo attacco. Sì, come dicevo prima, presumibilmente ultimo attacco, anzi,
non ultimo perché Campobasso rimette in attacco, quindi 39-14 fa 25. Esatto, in teoria, sì, in teoria un secondo. Rimane. Vediamo come attaccheranno le due squadre. Attacca Del Sole per la tripla di Bocchetti, sbagliata. Rimbalzo Geas. Ramon, vediamo come se la gioca la squadra di Preda. Solo 2,5 secondi di differenza tra due cronometri. Vediamo come se la gioca Geas. C'è fallo! Fallo di Campobasso. Vediamo se fallo subito da Delise o da Ostoni. Dovrebbe essere il fallo di Moscarella sicuro. Succhi, Delise. Fallo subito da Delise. Che sbaglia. Sbaglia il primo tiro libero. Realizza. Assegno con il secondo e altro timeout Campobasso. Più uno Geas. 9 punti. Tutti in questo ultimo quarto, se non vado errato, comunque 7 dei 9 o 9 su 9 di quest'ultimo quarto. Delise ha fatto la differenza in quest'ultimo quarto con i rimbalzi in attacco, con il lavoro sotto le planche in difesa e con questi 9 punti, molti arrivati alla lunetta ma altrettanti da rimbalzi in attacco. Jess, ancora 2 timeout da... Sì, Jess, ancora 2 timeout a sua disposizione. Vediamo se Campobasso deciderà di tirare completamente allo scadere per vincere la partita o se andrà con un tiro rapido. ...12 secondi e 4 decimi da giocare, rimessa in attacco Campobasso, la palla sarà messa nelle mani di Del Sole, ancora zona per Preda, 2-3, l'ultima opzione presumibilmente dell'incontro, vediamo come se la gioca Del Sole che penetra, arriva fino in fondo, viene fermata, stoppata, Madonna! Stoppata Del Sole e la palla finisce fuori... Ma l'ultimo tocco è proprio della giocatrice Del Sole, palla Gea su 1-9, timeout. Timeout Coach Preda. Preda che sicuramente rimetterà. Tu dove rimetteresti la palla? In attacco o in difesa? Assolutamente in attacco, Giovanni. Non puoi rischiare di perdere una palla vicino al tuo canestro con 1,9 secondi, quindi la possibilità di far tirare le avversarie da sotto canestro. Rimetti in posizione di attacco, se per sbaglio perdi palla le giocatrici avversarie hanno l'opportunità di fare un palleggio e tirare da metà campo, sicuramente un tiro molto più difficile fatto da casa mia praticamente. Dico, momento di tensione altissimo. Noi, sì. Io sono abituato almeno nel mio piccolo, non sono Flavio Tranquillo che lui è sempre sul pezzo, non sono Boffa che è sempre sul pezzo, ma non sono nemmeno i giornalisti della RAI. Quindi sono un telecronista a cui nei momenti di tensione, soprattutto per i genitori a casa, spero che non mi mandino a quel paese, i genitori delle ragazze, cerca di smorzare un po' i toni di una competizione comunque importante, anche se Geas è stata già eliminata, questo fa capire la serietà di queste 8 società che stanno qui a disputare le finali. Assolutamente sì, vediamo questo 1,9 secondi, palla in campo, finita. Vittoria, c'è da dire ovviamente che Campobasso ha fatto giocare molto di più le giocatrici che nelle scorse partite non avevano giocato. Ha tenuto a riposo Quinones per praticamente 36 minuti, è una squadra totalmente diversa con o senza Quinones, ma
vediamo comunque le giocatrici che abbiamo visto molto molto arrabbiate. Questo è sinonimo del fatto che ci tenessero a vincere questa partita. Complimenti a Geas. Se posso dire l'ultima cosa, secondo me farà bene questa sconfitta alle ragazze di Campobasso per il continuo di queste finali. Intanto vediamo le statistiche, vediamo palle recuperate a favore di Geas, palle perse 25, un po' troppe per Campobasso, le stoppate sono pari, gli assist praticamente sono quasi pari. A rimbalzo, come abbiamo notato nell'ultimo quarto, un dominio a rimbalzo dell'attacco della ragazza di Geas che chiude 52-45. La differenza secondo me è tutta lì, Giovanni. E Ostoni con 14 punti è la miglior realizzatrice dell'incontro. Vediamo se poi riusciamo a dare per le interviste la linea ai nostri colleghi. Comunque posso dirla qui, Jess ha vinto la partita nell'ultimo parziale 18-9, Kevin. Sì, sicuramente partita vinta lì, i primi tre quarti erano stato completamente a favore di Campobasso, ultimo parziale dove hanno giocato per molto tempo il quintetto di Geas contro le riserve di Campobasso, la differenza si è vista. Attendiamo notizie dalla regia per provare a capire se andare avanti con gli highlights o consegnare il microfono per le interviste a Giancarlo. La sorpresa viene da questa sconfitta di Campobasso che, nonostante la sconfitta, rimarrà prima in classifica. Diciamo i danni sono stati limitati, ripeto, secondo me è una sconfitta che fa bene a una squadra che punta alla vittoria del titolo. Ti fa capire che se non giochi concentrata, se non giochi al 100%, puoi perdere con chiunque. E tra poco ci sarà la partita decisiva, la più importante del girone A. Chi tra Venezia e Roma vincerà l'incontro incontrerà da seconda classificata Costa Masnaga, che nel girone B è già la prima classificata. Stai sempre più verso il campo. Ok, proviamo a guardar lì perché. Okay. Aspettiamo che ci diano segno. No. E ci facciano sapere qualcosa dalla regia. Se possiamo andare alla linea Giancarlo. Ci sono, Giovanni, ci sono. Buongiorno. Primo salottino, approfondimento della prima partita della terza giornata delle finali nazionali Under 19 qui a Battipaglia, ultima giornata della prima fase, da domani semifinali, venerdì le finali. Siamo qui con coach Preda e Olivia Ostoni. Coach, una partita sofferta che non contava tantissimo per voi, ma visto lo spirito col quale l'avete giocata e soprattutto l'esultanza alla fine, credo che fosse una vittoria che proprio volevate. Sai, noi siamo venuti qui da outsider. Giochiamo sotto categoria perché sono tante 2007 e tante 2008, però penso che siamo stati all'altezza di queste finali. In rimonta quest'anno avevamo già eliminato Udine due volte, per cui siamo arrivati qui sull'onda anche dell'entusiasmo di quelle rimonte, eravamo anche preparati a crederci sempre fino alla fine. Quindi sono state molto brave loro a rifarle queste rimonte. Olivia, tu sei una delle giocatrici più importanti di questo gruppo, ti abbiamo anche visto protagonista con la maglia della nazionale. La partita era iniziata molto male, probabilmente il Campobasso aveva anche un po' la testa a quello che può succedere domani, però questa è una reazione di una squadra vera, no? Sì, assolutamente. Ammetto che anche noi a un certo punto non ci abbiamo più creduto, abbiamo visto che eravamo sotto 20, abbiamo detto no, ormai qui non possiamo fare niente. Invece poi alla fine ci siamo svegliate, abbiamo voluto portare a casa la vittoria e ce l'abbiamo fatta. Quindi sono molto contenta delle mie compagne perché hanno avuto un cambiamento assurdo, come abbiamo già avuto con Udine, per entrare alle finali, e l'abbiamo avuto di nuovo e sicuramente non ci arrenderemo adesso. Anzi, sarà uno sperone per l'anno prossimo. Ultima cosa, coach. Sta per iniziare Reier Basket Roma, che può essere considerata forse anche una finale anticipata. Immagino che ci sia qualche rimpianto rispetto alla composizione dei gironi, perché questo è veramente un girone di ferro, ma al di là di questo credo che ripartiate per Milano con un patrimonio importante, no? Molto arricchiti.
Assolutamente, noi siamo venuti qui, doveva servire come esperienza per tutto questo gruppo, per il gruppo Under 17 che si spera vada a fare qualcosa di importante tra un mese e poi per l'anno prossimo, quindi con tutte giocatrici di grande crescita, grande potenzialità e la società crede tanto in questo gruppo. Grazie, grazie coach. Olivia, noi ci aspettiamo di vederti quest'estate in nazionale ovviamente, buon ritorno a casa, buona Pasqua e grazie mille, grazie, arrivederci. Ok, ora gli highlights della partita che avete appena finito di vedere con la vittoria del Geas a sorpresa sulla Magnolia Campobasso, poi a seguire il big match che assegnerà il secondo posto del girone A tra Umana Reyer Venezia e Basket Roma. Più tardi.